Raghi, vi ricordo che il mio libro è in preordine su Amazon e uscirà il 20 settembre. E per chi lo preordina su Amazon potrete aiutarmi nella caccia all'hacker con un mondo e un club super segreto di Roblox. Raghi, vi ricordo che il 17 e il 18 sarò al Palermo Comics se volete venire a trovarmi. E ci saranno anche i nuovi libri, quindi vi aspetto. Ok, ho trovato questo video dell'origine dei Rainbow Friends. Raghi, non so cosa aspettarmi. Praticamente c'è un tizio che sta correndo e ha detto: qualcuno mi sta cercando di ammazzare, ed è orange, è arancione, oh mio dio. Poi c'è verde, è tipo nella fabbrica dei Rainbow Friends ovviamente. E abbiamo blu, sembra così carino in realtà. Oh, questa era la sala dei palloncini, ve la ricordate? Dove c'era la torta. Oddio, chissà se riuscirà a scappare. Forse dalla vent? Mi sa di no, perché lì dovrebbe esserci Viola. Ti prego, non volevo entrare qui, era l'idea dei miei amici. Haha, pollo. Ci sei cascato, eh. Aspetta, ma che cavolo? Li ho davvero visti? Siamo in pericolo. Ah, la tua mente ti sta solo giocando dei brutti scherzi. Non ci sono questi amici arcobaleno. Ma io non ne sarei così sicura, raghi. Non hai mai sentito parlare di questo posto? Non hai mai sentito parlare di loro? Oh oh. Non mi piacciono queste cose da bambini. Ma è mica tanto da bambini, raghi, eh? Oh, questo non è per bambini. Seguimi, ti racconterò tutta la storia. Sono molto curiosa di sapere come sono nati. E c'è Viola, ve l'avevo detto! Era il posto dove le famiglie andavano sempre a divertirsi. E adesso è diventato quello, Oddworld. L'ha sostituito, raghi. Praticamente era un tipo un parco divertimenti questo, quindi. Ma i Rainbow Friends sono stati sempre i primi. Creati da un uomo che voleva far divertire tutte le famiglie. Ha creato i Rainbow Friends. Che carini, erano dei vestitini. Tutto andava benissimo. E tutti amavano gli Rainbow Friends. Beh, giusto, anche a me piacciono i Rainbow Friends. Fanno un po' paura, ma... Fin quando non è entrato Oddworld con la sua ruota panoramica, ha distrutto praticamente i Rainbow Friends. Peccato. Non c'erano più bambini che giocavano con loro. Ed è diventata una città fantasma. No. Non c'erano più soldi, e senza soldi non c'era modo di pagare nessuno. E non c'era più nessuno. Oh. Ma essere solo l'ha fatto cambiare. Oh oh. Raghi, sarà secondo voi Red il cattivo della storia? Oh, ok, siccome non poteva pagare più persone che si travestissero dai Rainbow Friends, ha deciso di creare i suoi Rainbow Friends. Aveva solo bisogno di nuovi dipendenti che diventassero i Rainbow Friends. Oh mio Dio! Quindi ha trasformato delle persone in questi mostri. Oh no! Guardate i capelli blu, poverino! Oh, indovina, siamo pronti a darti il lavoro. Questa è la nostra linea privata. Ti aspetto subito al cancello. Ecco, è lui quello che ha girato il cartello. Raghi, è per forza rosso. È stato lui a crearli, quindi. È un po' come è successo a noi all'inizio di Rainbow Friends. Questa strada è molto strana. Oh oh. Per favore, aiutami. Buone notizie, hai preso il lavoro. Oh oh. Raghi, viene preso proprio come nel gioco. Tutti rapiti. Quindi anche noi, giocando a Roblox, forse potevamo diventare dei Rainbow Friends ed essere cattivi come loro. Ma siamo scappati. No, dove sono? Sei nella tua nuova casa? No, poverino, raghi, ridiventerà il nuovo Rainbow Friends. Sarai amato da tutte le famiglie del mondo. La brutta notizia è che questo farà male. No! L'hanno trasformato in blu. È diventato un tutt'uno con il costume.
Ma il proprietario non aveva ancora finito. Non puoi avere un arcobaleno solo con un colore, giusto? No, un tizio, è vero! Perché verde è cieco! Poverino, mi dispiace un sacco! Ma questo aveva promesso del cibo! E infatti è un mangione arancione. E questo ragazzo che è quasi scappato invece era viola. Ah, ecco perché era quasi scappato dall'event. Oh, mi dispiace un sacco, sono stati tutti trasformati. Ma il proprietario non poteva più aspettare e doveva aprire ora. Venite tutti a vedere la nuova apertura dei Rainbow Friends. Non potrete credere a quanto sono realistici. Ma come sono diventati cattivi? Vedete, stanno tipo giocando normalmente, come se fossero dei pupazzi. È perché sono reali. Allora era diventato ancora più popolare di prima, perché i pupazzi erano tipo fantastici. Il proprietario era felicissimo. Guardate quanti soldi stava facendo, madò. Finché i Rainbow Friends non volevano tornare normali. Tornare indietro? Non ritornerete mai indietro dalla trasformazione. È permanente. Poverini, li aveva pure ingannati dicendo che tipo potevano essere normali. Beh, allora se non possiamo tornare indietro ne faremo un altro di amico. Ecco com'è nato Rosso. Ragazzi, guardate, si sono vendicati. Dai boss, non vuoi essere uno dei nostri amici? Cosa? Non stai pensando quello che penso, vero? Farà male. È inutile che cerchi di scappare, raghi, se lo merita. Abbiate pazienza. Dopo tutto quello che ha fatto a quei poveretti. Addirittura il tizio cieco, cioè. Quegli idioti non mi prenderanno mai. Ne sei sicuro? C'è Viola che è praticamente ovunque. Ah, un bel morso. E quindi è diventato rosso. Poi questo posto ha chiuso e dicono che i Rainbow Friends sono ancora qui nei corridoi, aspettando per un nuovo amico. Non è vero? Sì, però se l'è fatta sotto. Raghi, voi ci credete i Rainbow Friends? Pensate che ci sia davvero una fabbrica così? Mm. E c'è Blu! C'è il vero Blu! E adesso avete paura, vero? Ok, sopravviveranno questi due noob di Roblox? Non lo so, raghi. C'è Viola, abbiamo visto Arancione, Blu. Verde! Voglio solo giocare! C'è solo Rosso che ci manca! Ma questa non è un'uscita. Oh oh. Oh oh, ma c'era proprio con i cartelli Red, eh? E adesso mi sa che si è fatto due nuovi Rainbow Friends. Ma raghi, l'ultima cosa che voglio farvi vedere è il nuovo trailer per Rainbow Friends 2. Guardate un po'. C'è praticamente questa specie di fabbrica. C'è un blu che però è nero. E poi questo nuovo amico che è giallo, che non abbiamo ancora mai visto. Capitolo 2, oh mio Dio. Ho un'ansia, non vedo l'ora che esca. Questo è Rosso. Ora. Rosso, oh mio Dio. Loro. Questo, oh, forse giocheremo. Sono tutti? Forse giocheremo nella... in Oddworld. Nella ruota panoramica. Sono tutti liberi. Oddio, guardate un po' le telecamere. Poi c'è un... verde, blu. E poi ci siamo noi, che siamo i noob. Raghi, sembra tutto strano. Ma aspetta, cosa ci fa qui? Ma questo è Kermit, la rana. Ma ragazzi, ma che cosa ci fa? Poi sembra ancora più pauroso, con ancora più personaggi. E addirittura, guardate qui, sembra che noi saremo uno dei mostri. Non vedo l'ora che esca Rainbow Friends 2. Sarebbe fighissimo. E poi ci sarà uno dei nuovi cattivi. Oh. Raghi, spero esca presto. Ditemi se anche voi state aspettando Rainbow Friends 2.